numeri ce li siamo scambiati e teniamoci in contatto. Certo. Dopo tutto ci siamo anche divertiti, no? Beh, in un certo senso. Sì. Magari ci si vede e mangiamo una pizza insieme. Non posso, sono allergico. Già. Vabbè, mangeremo qualcos'altro. Tipo? Vabbè, ciao, eh. Arriva. Ciao, Gianni. Ciao. C'è una faccia di grina, mi guarda e va via. Chiedo un straniero a casa mia, casa mia. Ti voglio bene, affanculo, un bacio. Ma sì, il discorso di fondo è uno solo. Non è che tutti gli esseri umani di fronte al dolore hanno la stessa reazione. So, prendi una vedova araba, questa urla, si strepita, si strappa i capelli, si rotola, cioè esagerata. Svedese no, vedi. Massimo una lacrimuccia, ma non è che soffra meno, eh? È che è una reazione diversa di fronte al dolore. Cioè, mia moglie ha avuto una reazione di questo tipo, credo. Sì, un po' svedese. Ma sì, come uno shock affettivo. Sì, è come mia sorella e mio cognato, guarda. Beh, no, Sorella e tuo cognato sono proprio dei bei bastardi, Come bastardi? Ma sì, ma dai, ma scusa, sei appena morto, ti affittano la camera e butti. Ma scusa, ma tu non dovevi ritornare in carcere? E invece ho cambiato idea. Solo gli imbecilli non cambiano mai idea. E comunque in carcere ci voglio ritornare a modo mio. Il grande ritorno di Bancomer. Ah, volevo presentarmi una persona. Clara! Clara! Vieni. Il grande ritorno di Bancomer. Non voglio pagare il debito con la giustizia, ma va a cagare, va. Ciao. Ciao. Hai visto che faccio da funerale? Va bene? Sì, firma e metti la data di ieri. E tengo il ritmo e ascolto l'urlo dell'umanità che lascia la zona grigia e da domani non ci sarà. Chi ha dato tempo al tempo trovi il tempo per scappare via. Perché la gente è stanca e gonfia. Dai, forza! Un momento! Cambio. Vabbè, che dobbiamo fare? La Macedonia! Ecco, finito! Voglio un'altra possibilità. Ah no! Tutti a me ne cavino.
succede qui? Aspetta però. Io sottoscritto. Pronto? Chi è? Vita Crapanzano, abbiamo dei pacchi da consegnare. Va bene, arrivo. Buongiorno. Buongiorno. Cerchiamo Giovanni Storti. È deceduto. Mi dispiace, comunque tutto è bene ciò che finì. Lei è la moglie? Sì. Senta, so che è un momento un po' così, però suo marito quando era in vita ha vinto dei premi e ad un concorso noi dobbiamo consegnarli. E cosa sono? Hi-fi, cioè noi consegniamo per la verità, non è che sappiamo. Mette una firma e noi andiamo via. Va bene. Ci pensate voi a sistemarli, vero? Io ho scelto la donna giusta, ho ponderato. Mi ha badalato qua. Vabbè, grazie. Antonio? Antonio? Testimone di Geova. Sei preoccupato per tua moglie? Ma figurati, Crapanzano le donne le rispetta. Torcerebbe un caffè. Adesso se permettete, Bancomat avrebbe un'idea. Quello che conta non è la sostanza, è la forma. Ah, sì? Capito, la liturgia, la ritualità della morte. Ma va? Perché all'uomo ha sempre spaventato ciò che rappresenta la morte, non la morte in sé. Perché la morte in sé può essere anche bella, ti libera dagli affanni, dalle preoccupazioni. Oh Madonna! Oddio! Giacomo, sei tu lì? Oh Madonna! Vuoi dire che